Seconda ospite di questa puntata di Safe Drive, andiamo subito a salutare in collegamento da Pavia Pierluigi Bonora, che è il nostro opinionista, ormai lo conoscete molto bene, giornalista del quotidiano Il Giornale e grande esperto di automotive. Buonasera Pierluigi, grazie di essere con noi anche se a distanza. Grazie a voi dell'invito. Allora, partirei un attimo dal mercato, Pierluigi, che momento stiamo vivendo? Si incominciano un po' a trarre le fila, no, di questo anno 2021 in termini di numeri, che sensazioni hai sia per il mercato Italia che per la situazione europea? Beh, un momento negativo quello del mercato dell'auto, che abbiamo visto un segno pesante negativo, -27,3 in agosto, e questo per varie situazioni, ma soprattutto per la crisi dei microchip, dei semiconduttori, che sta mettendo veramente in crisi tutto il sistema automobilistico, bloccando le produzioni, quindi ritardando le consegne, e di conseguenza il mercato soffre. E poi c'è questa strategia, diciamo, che non va bene da parte del governo, degli incentivi stop and go, cioè per un certo periodo arrivano, poi si fermano, poi vengono rifinanziati, poi si fermano ancora. Insomma, ci vuole una strategia più seria, più strutturale, per poter veramente favorire il cambio del parco circolante, che resta proprio il nodo da sciogliere, il parco della questione automotive in Italia. Senti, ci sono, Pierluigi, al di là di quelli che sono i numeri del mercato, due temi fondamentali che accompagnano con grande attenzione quello che è l'evolversi del sistema auto. Il primo, indubbiamente lo abbiamo citato brevemente all'inizio di questa chiacchierata, è quello legato alla notizia dell'ufficializzazione da parte della Commissione europea di questo stop alla commercializzazione dei motori termici a partire dal 2035. È un salto un po' nel vuoto. Posso dire, ci sono ancora un paio di anni di tempo per discutere sul piano Fit for 55 della Commissione europea. Le aziende, come tu vedi da tempo, ma soprattutto in questi due anni di pandemia, hanno messo il piede sull'accelerazione nei piani di elettrificazione delle gamme. Si va verso il tutto elettrico, ci sono costruttori come, non so, Mini dal 2025, Audi dal 2026, Alfa Romeo stessa dal 2027, il marchio Fiat dal 2030 con Volvo, eccetera, eccetera, che hanno già detto: da quell'anno noi produrremo solo automobili full electric. E posso dire in bocca al lupo, nel senso che è facile, diciamo, e qui mi rivolgo soprattutto alle autorità europee, decidere, ma bisogna fare il conto con il mercato, con i consumatori. Lo stesso amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, che ha intervistato al recente Salone di Monaco, ha detto: sì, tutto così, però attenzione, l'ultima parola spetta al pubblico, al consumatore. Non mi sembra, soprattutto in diverse aree dell'Europa, che il consumatore sia pronto a questa svolta elettrica, al di là delle infrastrutture che mancano, al di là delle incertezze, ma il problema vero da risolvere, torno un po' a monte, è quello del parco circolante, svecchiamolo. Tra l'altro, questo aumento dei prezzi delle materie prime, l'aumento delle bollette dell'energia, sono campanelli di allarme che devono fare molto riflettere. E poi, sai, è facile parlare, ma fino a quando l'energia elettrica verrà prodotta da fonti fossili, siamo appunto da capo, non è che cambi molto. Penso che le auto tradizionali andranno ancora avanti per molto tempo, e magari vista anche la risposta dei consumatori, le stesse aziende, diciamo, potranno anche rivedere i loro piani annunciati. Adesso tutti si fanno belli, tra un anno, due, tre, che vuol dire domani facciamo l'elettrico, tutto elettrico, via, buttiamo via tutto il resto. Attenzione però, cioè, bisogna fare i conti con l'oste. I saloni dell'auto stanno definitivamente scomparendo, però proprio a settembre a Monaco è stata lanciata questa edizione di questa fiera, che va un po' a sostituire quello che era un appuntamento consolidato a Francoforte. E certo, ti chiedo, tu che ci sei stato, che impressioni hai avuto? E soprattutto, è un modello ancora sostenibile? Ma è diventato il salone della mobilità, a me, diciamo, ha deluso. Nel senso che già a partire, scusate, dai cartelli che presentavano l'iniziativa, si vedeva come l'auto veniva messa in secondo piano. E, diciamo, in evidenza c'era uno con un monopattino, per esempio.
quindi è un po' i de profundis dei saloni dell'auto, entravi al salone di Monaco, lascia stare le piazze, molto simpatiche e belle, che Monaco poi è una città che si presta molto agli eventi tipo Oktoberfest, si è fatto una specie di Oktoberfest, certo, della mobilità, e quindi in piazza tanta gente, c'era il sole, faceva caldo, ci sono le famose birrerie, quindi era anche simpatico gironzolare per il tema. Guardiamo invece la Fiera di Monaco, tu entravi e vedevi una Bugatti fatta in Lego, poi i primi due padiglioni erano completamente dedicati alle biciclette, ai bike, eccetera, eccetera. Poi c'era un padiglione garage, tra virgolette, dove venivano esposte auto vintage, ma anche gli ultimi modelli, non so, Lamborghini Urus, per esempio, ma poca roba, le vecchie Mercedes, Alfa Romeo, Volkswagen. Una specie di contentino agli appassionati dell'auto, e lì magari il cuore poteva cominciare a ripalpitare. Poi entravi nei padiglioni dove si parlava solo elettrico, capito? Quindi macchine, sai cosa ti dico, Alessio? Che sono tutte uguali queste macchine, le macchine elettriche, sono praticamente, si assomigliano tutte come design, a questa forma avveniristica, futuristica, questi colori tenui all'interno, queste luci azzurre, sono molto belle, moderne, ma non lo so, poi il rumore, tutti i rumori elettronici creati da questi car, i cosiddetti sound car designer, bravissimi, da elogiare, ma vuoi paragonare il rombo di un Alfa Romeo, di una Maserati, di un Audi RS, una Porsche con queste musichette, capito? Non lo so, un salone piuttosto triste, e devo tirare anche fortemente l'orecchio al settore automobilistico, perché non si può arrivare proprio in questi ultimi mesi a dire attenzione, però con tutto l'elettrico, mi riferisco alla CEA, e con tutto l'elettrico ci potrebbero essere problemi di occupazione, problemi vari eccetera, ma aspetti adesso a dirlo, sono 2 o 3 anni, certo, già che si parla di queste cose, devi cominciare prima a organizzare una campagna lobbistica forte, capito? Quindi, e poi cosa succede? Che sugli stand gli stessi che denotano un po' di preoccupazioni enfatizzano tutto quanto stanno proponendo, un po' di molti, molti controsensi. Pierluigi, grazie di essere stato con noi, appuntamento sicuramente al mese prossimo, e un saluto.